Penultima giornata di campionato, penultimo appuntamento con eccellenza dalla A alla Zerbi, forse, visto che in molti gironi sembra essere pronto lo spareggio, insomma tutto imbastito per un gran finale, nel caso ci faremo trovare pronti anche noi con una puntata speciale che analizzerebbe queste partite, diciamo secche, che potrebbero decidere la promozione in Serie D, girone A, girone B e girone C. Anche nel girone C, che non trattiamo in maniera diretta, però c'è stata la sconfitta della Leon contro lo Zingonia Verdellino, e anche lì Leon e Lumezzane sono prime a pari merito, insomma potrebbe esserci veramente anche in questo caso lo spareggio con lo Zingonia che guarda proprio alle sue spalle. Concentriamoci però sul girone A, andiamo a vedere i risultati della giornata di ieri con la grafica: la Brianza Ginatese che vince 1-0 contro l'Ardor Lazzate e la Varesina che fa il suo 3-1 contro la Ponte Lambrese, successi netti della Sestese sulla Manara e del Milano City sulla Castanese, 1-1 tra Base 96 e Gavirate, per una classifica che vede appunto Brianza Ginatese a quota 25, Varesina a quota 22, via via tutte le altre che ovviamente non hanno più nulla da chiedere a questo campionato. Quindi o solo Brianza Ginatese o spareggio, sarà la Varesina a decidere, a essere padrona del suo futuro, chiamata a prendersi appunto questo spareggio negli ultimi 90 minuti contro il Milano City. Ieri lo Ginatese ha fatto il suo 1-0 contro l'Ardor Lazzate nel segno di Pizzini, che guarda caso, vero che ha giocato in tantissime squadre, però è ex proprio della Varesina e ex anche dell'Ardor Lazzate, era rimasto in giallo-blu 6 mesi, insomma. Nel segno dell'ex, la Brianza Ginatese trova i suoi ultimi 3 punti a prescindere di questo nuovo format, 25 totali, 8 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Chissà se la banda di Arioli recriminerà di più per quella sconfitta di Seveso all'esordio o per il pari di Gavirate. Probabilmente, sentendo le parole di Arioli, più per quella e anche del direttore generale Calbusi, era più per la sconfitta all'esordio, dove lo Ginatese dimostrò un pochino di essere sottotono anche a livello mentale, mentre invece a Gavirate arrivò dopo tante partite giocate in serie, visto che erano state rinviate alcune gare. La Varesina, come detto, fa il suo 3-1, non senza soffrire, contro la Ponte Lambrese, ritrovando però i gol degli attaccanti. Anzano che segna da 2 passi sull'assist di Urso, Anzano che fa segnare Deodato sempre più decisivo, e poi l'Eurogol di Matteo Amelotti che insomma chiude la partita con un gol da cineteca da metà campo dopo un errore del portiere della Ponte Lambrese in fase di rinvio, anche se è proprio bellissimo il gol di Amelotti, come avete visto e come potete vedere anche poi sugli highlights sulla nostra pagina YouTube. E proprio Amelotti parla così del gol segnato: bellissimo, e soprattutto sono contento perché ci ha permesso di vivere gli ultimi minuti di partita molto più tranquilli e rilassati, anche perché il caldo oggi non ci ha per niente aiutato, né a noi né a loro. Però sono contentissimo per la prestazione, perché dopo il pareggio con la Vergiatese abbiamo risposto con due grandi prestazioni, e quindi ci aspetta l'ultima partita dove dobbiamo dare il 100%. Senti, abbiamo visto Non c'è più tempo di pensare al passato, però bisogna pensare al futuro. Il futuro dice che la Varesina vivrà un'altra settimana calda, vivrà almeno una partita decisiva, quella contro il Milano City, per prendersi poi un'altra partita decisiva, quella contro la Brianza Ginatese. Spilli è carico e vuole caricare ulteriormente i suoi. Ascoltiamo il tecnico toscano proprio a riguardo del futuro delle Fenici. La partita durissima, lo sapevamo già, dovremmo andare a fare una partita dura, però abbiamo questo obiettivo in testa e la squadra è super concentrata per andarlo a raggiungere. È chiaro che non sarà semplice, perché loro riposeranno, e quindi noi sapevamo che comunque saremmo dovuti andare lì per vincere, non ci aspettavamo grosse cose oggi, sono sincero, e quindi niente, andremo a giocare come sempre per vincere e cercare di regalarci questa finale che credo sia meritata, e poi ci vedremo tutto se così sarà, perché è chiaro che lo dobbiamo ancora conquistare. Se così sarà, ci vedremo tutto nello spareggio, però noi, come dico sempre ai ragazzi, noi dobbiamo concentrarci su quello che sta succedendo, non su quello che accadrà in futuro. Siamo padroni del nostro destino, e questa è una grande cosa, e bisogna concentrarsi sul ora e adesso, e non su quello che accadrà tra una settimana o due, insomma, tra due.
In tema di futuro, anche le altre guardano al futuro, mentre noi siamo concentrati appunto su quello che accadrà in vetta. La base 96 strappa un buon pareggio contro il Gavirate, 8 undicesimi della formazione titolare erano under, quindi Danilo Battistini che mescola un pochino le carte, tiene a riposo i big per provare anche ulteriori soluzioni in vista del prossimo anno, esordisce anche Kalì, un classe 2004, esordisce anche bene, nel senso che gioca 25 minuti, quindi non soltanto tanto messo dentro per farlo esordire, ma insomma tiene bene il campo e la base 96 strappa un buon punto. Chi non tiene bene il campo è la Manara, 5-0 sul campo della Sestese. Anche qua Claudio Vaterusso sostiene che la sua squadra ha provato degli esperimenti nuovi, esperimenti tattici, quindi fa un po' di mea culpa sostanzialmente nel match interno tra i due allenatori, tra lui e Ferrero. Queste partite lasciano un pochino il tempo che trovano, anche se in realtà poi bisogna anche un po' mantenere un po' di orgoglio e provare a tenere vivo comunque il campionato e il format per quel che ne rimane. Però, insomma, d'altronde lo sapevamo tutti che potevamo essere di fronte a partite di questo tipo. Passiamo al girone B, molto più incasinato, diciamo così, e non soltanto perché ci sono tantissime squadre che possono ancora vincere questo campionato. Andiamo a vedere allora i risultati della giornata di ieri, anche qua la decima giornata. Vittorie esterne per Sant'Angelo sul campo del Codogno e del Città di San Giuliano sull'Alcione nel big match di ieri, rinviato l'altro big match tra Club Milano e Pavia, vittoria del settimo sul San Colombano e pareggio tra Voghierese e Accademia Pavese. Per una classifica riposava ovviamente il Varzi, per una classifica che vede a quota 17 Sant'Angelo e Varzi, a quota 16 Alcione, Club Milano, Città di San Giuliano a quota 15, però solo Varzi e Città di San Giuliano hanno già giocato 9 partite, le altre squadre hanno partite da recuperare. L'Alcione ha 2 gare da recuperare, riposerà domenica. Quel che è certo è che ci sono, è vero, 5 squadre in 2 punti, ma come detto appunto il Città di San Giuliano di fatto non ha più mire di primato, visto che c'è uno scontro diretto, quello tra Alcione e Sant'Angelo appunto, quindi in caso di successo nessuno arriverebbe a quota 18 sostanzialmente. Poi c'è anche Sant'Angelo Varze, quindi sostanzialmente il San Giuliano è fuori. Sant'Angelo invece, come dicevamo già settimana scorsa, padrone del suo destino, ha vinto contro il Codogno. Se dovesse vincere contro l'Alcione mercoledì e contro il Varzi domenica, sarebbe automaticamente primo, senza che nessun'altra squadra possa raggiungere appunto i Barasini. C'è da capire però effettivamente se Sant'Angelo Varzi si giocherà domenica. Resta un po' questo punto interrogativo, visto che insomma le regole parlano di garantire la contemporaneità, quantomeno per le ultime partite, quantomeno per l'ultima. Certo è che l'inghippo viene dal Club Milano, che sostanzialmente ha un caso di positività al Covid, ha visto rinviata la sua partita contro il Pavia, e si parla di possibili 14 giorni di stop sentenziati da ATS, il che fa un po' storcere il naso con il protocollo che aveva fatto uscire il Comitato Regionale Lombardia. Sia ben chiaro, il Comitato Regionale Lombardia aveva precisato appunto nelle sue slides che tutto questo era previsto salvo interventi esterni da parte delle ATS, e ovviamente non vogliamo sostituirci ai nostri medici riguardo poi a una situazione ancora particolarmente complicata e dove non bisogna assolutamente abbassare la guardia. Però insomma le slides del Comitato Regionale Lombardia sono sotto gli occhi di tutti, e in questo caso parlavano appunto dell'obbligo delle società di isolare l'atleta positivo e di non schierarlo in campo dal momento della positività, obbligo di immediata comunicazione al CRL degli atleti posti in quarantena, e fino a 3 giocatori positivi nel gruppo squadra la partita si gioca regolarmente salvo diverse disposizioni dell'ATS. Ecco, allora non vorremmo che questo campionato venga deciso effettivamente dalle ATS, nel senso che già in passato Alcione e ora Club Milano sotto l'ATS di Milano hanno imposto lo stop sostanzialmente delle rispettive squadre, quindi sostanzialmente un lungo periodo di pausa, mentre invece il Varzi aveva dei casi di positività, ma ha comunque giocato, visto che l'ATS ha deciso di non intervenire, e sostanzialmente il Varzi ha rispettato il protocollo, ovvero isolamento dei 2 casi di positività, altri tamponi per tutto il gruppo squadra, che era invece negativo. Staremo a vedere, sicuramente non è una bella gatta da pelare per il Comitato Regionale Lombardia. Vedremo cosa succederà da qui in avanti. Noi comunque teniamo tutto monitorato. Un saluto a tutti.